Mambo number 5. La parte preview del nostro appuntamento di 90 all'ora, tra poco inizia ufficialmente la puntata con due ore di musica tutta dell'estate, tutti i grandi successi dell'estate, ormai siamo agli sgoccioli di quest'estate 2021, ma li stiamo ascoltando tutti e faremo ancora qualche altra puntata mettendo dei dischi che hanno fatto successo tra l'estate e l'autunno degli anni 90. E poi vi promettiamo un mese di ottobre pieno zeppo di interviste, di grandi ospiti. Non vi posso svelare tanta roba, però vi posso assicurare che ci saranno già 4 ospiti. 2 donne, 2 uomini. Mamma mia! Parlando della musica dell'estate, non vi mettiamo proprio la dance, quella che ascolterete tra poco, ma vi mettiamo dei dischi abbastanza alternativi che andavano anche in discoteca. Nell'estate 1999, anche sul palco del Festival Bar, c'era lui, Lou Bega, e la sua Mambo Number 5. Ovviamente una cover, credo che sia degli anni 60, eh? Devo informarmi bene, poi vi dico anche esattamente di chi, perché di Mambo ce n'erano davvero tanti, infatti questo era il numero 5. Lui l'ha ricantato, mettendo delle parole. Sentiamo. 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. The trumpet. It's Mambo number 5. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Lui si chiama Lou Bega e sarebbe poi il cognome, ma le sue origini sono ugandesi, quindi dall'Uganda, e italiane. Dovete pensare che in quel periodo, quando è venuto al Festival Bar, è andato anche a trovare i parenti in Italia.
Lou Bega, mattatore dell'estate 1999, ma il disco originale era di Perez Prado del 1950. Mambo number five. Here we go. Bell'inizio, anzi una bella prefazione di 90 all'ora, perché tra poco inizierà ufficialmente il nostro appuntamento con i vinili e le copertine che hanno fatto la storia dell'estate degli anni 90. 883, estate 95. Dall'album La donna, il sogno e il grande incubo, questo era l'estratto Tieni il tempo. Non c'è storia in questa città, nessuno si diverte, mai si divertirà. Lascia. Lascia perdere tutta questa gente e non credere, di te non gli importa niente. Sono sempre pronti a giudicare tutto quello che fai, come ti vesti e con chi ti incontrerai, ma non te la prendere, loro sono fatti così, devi solo credere. Balla e butta fuori quello che hai, fai partire il ritmo, quello giusto, datti una mossa e poi tieni il tempo, con le gambe, con le mani, tieni il tempo, non fermarti fino a domani, tieni il tempo, vai avanti e vedrai, tieni il tempo, il ritmo non finisce mai. Sono quasi belli per chi sa trovare i colori dentro nella testa, e allora vattene fuori che sta per cominciare la festa. Non ti lasciare andare se non ti vuole più, adesso se la tira ma non sa che tu stai quasi per decollare. Quando volerai faranno a gara, se fare un giro gli farai. Scendi nella strada, balla e butta fuori quello che hai, fai partire il ritmo, quello giusto, dati una mossa. E come fa? Tieni il tempo, con le gambe, con le mani, tieni il tempo, non fermarti fino a domani, tieni il tempo, vai avanti e vedrai, tieni il tempo, il ritmo non finisce mai. Quell'anno hanno vinto anche il Festival Bar del 1995. Max Pezzali, che era reduce dallo scioglimento del gruppo dopo due album con Mauro Repetto. 90 all'ora con Peter. La storia della musica dance anni 90. Rigorosamente in vinile. Bentornati in un nuovo appuntamento con 90 all'ora. Ragazzi, ci siamo quasi a fine estate, stiamo suonando ancora tutti i successi di tutte le estati per chiuderla bene, dai, eh. Ci siamo. Ancora poi qualche altra puntata dove ascolteremo i migliori successi dell'estate, però che hanno fatto successo anche nell'autunno degli anni 90. Questa ancora è The Best of Summer, c'è Peter in console. Bentornati. In sottofondo uno dei dischi più ballati dell'estate 1997, l'estate 1997 che era molto difficile perché aveva pochi dischi commerciali come questo. Si chiama Paradiso, Bailando. I'm
Lui si chiama Patrick Samoy, che è anche mio amico su Facebook, incredibile, ma anche lei, Maria Isabel, che poi conosciamo benissimo come Paradiso, con questa parrucca. La luna stava piena. Anche lei sul palco del Festival Bar, però non in quell'anno, l'anno dopo. E anche due anni dopo, forse. Credo nel 1999, non nel 98, con Bandolero. Maria Isabel. E poi il disco originale, ragazzi, era uscito a fine 1995, in versione originale però non ha fatto un grande successo. A fine 96 è stato remixato e in Italia arrivò proprio tra la primavera e l'estate del 1997, grazie alla Do It Yourself, che ha redatto questa versione che a me fa impazzire, molto bella. Molto simile all'originale, però un po' più carica. Novanta all'ora che suona, c'è Peter in console, è appena iniziata una nuova puntata, senti che suono! Solo i migliori successi, solo le numero uno delle estati degli anni 90. E lei è scomparsa nel 2001 in un incidente aereo, si chiamava Melanie Thornton. Aveva fatto parte anche di altri progetti come quello dei Le Click, che ascolteremo tra poco, ma anche di Orange Blue, tutto italiano. Il gruppo si chiama La Bush, questa è Sweet Dreams. Adesso è il momento del rap. Adesso, ragazzi, lasciamo la voce che fa. Siamo avanti. Estate 94, Sweet Dreams, La Bush. Un'altra estate. Al numero uno non c'era un disco commerciale super cantato, ma un disco strumentale. Era l'annata della Progressive Dream House italiana. Mediterranea.
disco è di Bobby Flexter. Profondo rosso. Colonna sonora del film Profondo Rosso, Goblin. Mamma mia ragazze, in versione progressiva, si diceva così una volta. Estate 96, numero 1, Profondo Rosso, Bobby Flexter, Made in Italy. Un altro disco prima della prima pausa di 90 all'ora, andiamo nell'estate 93. Dobbiamo rallentarlo il prossimo perché Profondo Rosso era troppo veloce. Nell'estate 93, dopo il successone di What is Love, dopo il successone di Aladino, tutti al numero uno, arriva anche lei a fine estate, Sigrid. Es la musica infinita. Steam System. El sonido de Valencia. Il titolo? Esto es Barraca. Barraca destroy. Claudio Collino, Michele Merengon, Piero Pizzul. Barraca, barraca. Steam System. Dovete pensare che Claudio Collino aveva partecipato anche a altri grandi successi dell'etichetta Expanded Music. Questa è una sub-label, Audio Drum. E lui aveva partecipato per esempio al successo di Quiero Soñar, di Morenas. Sueño Latino. Bellissima.
Barraca Destroy. Dalla regia mi dicono che abbiamo tempo ancora per un altro disco. Ne voglio approfittare. Dall'estate 1993, Steam System, la voce di Sigrid, era Barraca Destroy. Poi c'è stato un follow-up meno importante, Ahora Más. Poi ha fatto anche un disco da sola. Sigrid, un disco, anche di più forse. Dall'estate 93 all'estate 95, sul palco del Festival Bar... E come fa? Antonio Nunzio Catania produceva il disco di Scatman. Anche lui è venuto a mancare qualche anno fa, ma ha fatto un grande successo in quell'estate 95. Stai ascoltando 90 all'ora, c'è Peter in console e le copertine e i vinili che hanno fatto la storia dell'estate degli anni 90. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. You're on the scat man. Dov'è? Where's the scat man? Ecco, I'm the scat man. Scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons would try to cheat the seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Where's the scat man? The clock non-stop as I would tell ya. Music is the vibe, so open up your eyes. Time is running out, so find the feeling. So find the feeling. Siamo tornati alla seconda parte di 90 all'ora, c'è Peter in console, stiamo suonando i grandi successi dell'estate degli anni 90. Le copertine e i vinili, mixati live, radio show. Hai imparato adesso, eh? E lui è... Oh! Si chiama Young Combo, da Nottingham, Inghilterra. È arrivato in Italia a fine anni 80, faceva la break dance un po' come Tony Harrison di Captain Hollywood. E qui nella sua Think About the Way, numero 1 dell'estate 94, insieme ad Alexia. Boom, diggy, diggy, boom, diggy, bang,
diggy 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 bong diggy bong. Milk and honey day in every land. But the whole habitat as a depot. A man and them don't give a damn about the situation. The onus, the jobless or the confusion. In a Bosnia love me, no see them wrong. Make the future look good for the human to come true. Think about the way that we live. About the Way, il disco di ISMC featuring Alexia. È il momento di mixare. Un disco dopo l'altro. L'estate che avanza. Anche se siamo ormai alla fine dell'estate, ragazzi, mamma mia. Ma vi prometto che metteremo ancora musica dell'estate nelle prossime puntate. Prezioso, Marvin. I don't feel the way that I've been feeling before you came into my life. And I knew that you could turn me on every time you came into my mind. I'm trying to realize if I can be what you want. E cantala! Tell me why, estate 99. La voce di Marvin, Alessandro Moschino.
mixando per voi ragazzi dall'estate 99, era Tell Me Why. Music. La produzione è quella di Paolo Sandrini, che in quel periodo aveva fatto un grande successo con Gigi D'Agostino, Bla Bla Bla, con Mario Più, era Runaway, con la featuring di Moore. E il terzo progetto, sempre dalla casa madre, Media Records. Torniamo all'estate 93, Culture Beat. Abbiamo dimenticato di dirvi che su Tell Me Why di Prezioso, che il disco aveva due influenze degli anni passati. Una importantissima influenza era quella di Mike Oldfield dagli anni 80, ma anche Culture Beat, Mr. Rain. Call me Raider, call me wrong, call me insane, call me Mr. Bane, call me what you like, as long as you call me time and again, feel the presence of the aura of the man, not to compare, lovely dying for a chance, just to touch your hand, or a moment to share. Deny the earth and make them want to lose themselves to the debonair one. Hold me back, the simple fact is that I'm all bad, and I'm always there. One sexy can't perplex me, now you know who's raw. As if you didn't know before, I know what I want, and I want it now. I want you, and then I want a little bit more. C'è qualcuno che urla sotto? Mixiamo così, veloci veloci. Mr. Rain, la versione originale era molto più veloce, è stata poi remixata negli anni 2000 in versione un po' originale, era più veloce dell'originale, però era così. Gli spunti, i dischi avevano delle influenze degli anni passati, un po' come succede adesso, solo che adesso magari poi non ci si ricorda più di un disco. Questi invece sono rimasti indelebili nella nostra mente. Stiamo rallentando il prossimo disco perché quello di prima era troppo veloce. Andiamo nell'estate 97 con DJ Dado e Mission Wicks. Ma lei, sentite, si chiama Sandy Chambers. Ha fatto solamente questi vocalizzi. Qui siamo sulla Time Records. DJ Dado da poco, da un annetto in Time Records, aveva fatto un paio di successi come Metropolis e Revenge. Erano dischi molto Mediterranean, Progressive, House, Italian, avete capito insomma, quello stile lì. Questo è il primo disco cantato, da lì in poi tutti i dischi belli così. One day you went away, 'cause there were no more reasons to stay. You just opened up the door, oh baby, and walked out of my life. One day you'll come to me, to say you'll never stop loving me. I know all I want is you now.
Coming back, la voce di Michelle Wicks, ma anche qualche vocalizzo di Sandy Chambers, DJ Dado, Fabio Dadato insieme a Roberto Gallo Salsotto. Mamma mia! Ripartiva di nuovo a cantare qui, eh? Yeah! Torniamo nell'estate 93, ragazzi. Aladino, Make It Right Now. La voce invece questa volta è affidata a Talisa. Emanuela Gubinelli, From Italy, che fino a quel periodo lì aveva cantato per i progetti di Secchi. We Are Easy to Love, ad esempio, o A Brother Day, che poi era una cover di Eros Ramazzotti, Una Storia Importante. Approdata in Time, canta il suo primo successo e diventa numero uno. Si chiama Diego Abaribi, in arte Aladino, ma c'era tutta la crew dell'Italian Style Production, Time Records. Quasi a metà programma, c'è Peter in console, 90 all'ora che suona, le copertine e i vinili che hanno fatto la storia della musica dance dell'estate degli anni 90, perché questa è The Best of Summer, un'altra puntata dedicata a tutti i grandi successi. Poi faremo qualche altra puntata dedicata anche
all'autunno barra estate, quindi successi che sono usciti a fine estate ce li siamo portati fino in autunno degli anni 90. Avremo anche degli ospiti in studio nelle prossime puntate, quindi non mi posso anticipare tanto, però vi consiglio di seguirci sui nostri canali social. Se avete YouTube cercate 90 all'ora, oppure lo cercate su Facebook. Abbiamo anche un canale Mixcloud per ascoltare le puntate in versione audio, ma abbiamo anche una pagina Instagram. Potete anche riguardare le nostre puntate se siete maniaci del gioco. Su Twitch, ad esempio, faremo anche le nostre dirette il martedì sera dalle ore 21. Ma nel frattempo concentriamoci nell'estate 90. Si chiama Orlando Johnson ed è stato anche ospite virtualmente nel nostro appuntamento di 90 all'ora. Lui si chiama Stefano Secchi. Aumentiamo? Dobbiamo sovrapporre la miscelazione velocizzata, ragazzi. Una volta si faceva con campionatore, era molto molto bello. Senti cosa arriva adesso! Could we ever get enough love, enough to have peace, and let the violence cease? Love can conquer many things, it can change the thought of a human being. If we love instead of fight, there will be no war anywhere in sight. Just the sight of joy and laughter, no more room for pain or disaster. I'm coming straight from the heart, let you people know that it's time to really get smart. Live your life to be fair, spread your love, show your care. So many people wanna be equal, but some think it's lethal. I think it's sad, cause we're just enough love until we defeat the past. Come fa, come fa. Can we get enough? Can we get enough love? Can we get enough? Someone else, show the world you got that feeling. Maybe
broken down, maybe then man will see love will lead to victory. Can we get cosa vuoi di più? Can we get enough? Mamma mia ragazzi, senti che tribalone sotto, eh? La mixiamo così, dall'estate 97 all'estate 93. Anche questa è stata per me una numero uno di quell'estate e la voglio suonare insieme alle numero uno. Non c'è mai arrivata, ragazzi. Ma dato che qualche giorno fa ha fatto il 30° anniversario, non era Rai, il programma che per le prime due edizioni è stata curata da due mattatori della TV, ma negli altri due anni, nel 93 e 94, è stata presentata da Ambra Giolini. Ho pensato che Ambra Giolini in quel periodo aveva una canzone dedicata da Vasco Rossi, Delusa. Sei tu che quando balli così puoi provocare. Sai cos'è che scateni tu dentro di me? Eh sì, continua pure così che fai bene. E lo sai, ti dirò sempre di sì, muoio per te.
remix si chiama Usura Remix, ma noi sappiamo benissimo che all'interno di questo progetto Mauro Marcolin e Bob Shelton hanno fatto un bel lavorone. Bravi, eh? Chissà se un giorno saranno qui qua a parlarcene di questo progetto. Divertiti e fai il tuo show, che questo è sesso, è rock and roll. Il disco dedicato ad Ambra, già Ambra, già dopo un anno che conduceva il suo programma non era Rai, già aveva una canzone dedicata da Vasco Rossi, ragazzi, incredibile. Si chiama Delusa, l'album era Gli Spari Sopra, l'estate del 93, il remix Usura, avete visto anche in Vision Radio, in TV, la copertina e anche il vinile viola. 90 all'ora ritorna tra poco, state con noi. Siamo tornati, siamo a metà programma, ragazzi. 90 all'ora che suona, la parte dedicata ai primi anni 2000, taggati e riconosciuti sempre come anni 90. Noelia, Candela. Dal Puerto Rico, Noelia Lorenzo Monge, in arte Noelia. Bendito, donde hay fuego, piel, gente buena.
Noelia Candela, Candela Noelia, estate 2001. Mamma mia ragazzi, dalla stessa estate abbiamo pescato un altro disco, un'altra hit, un'altra numero uno. Soprattutto in versione originale era la canzone più programmata di quell'estate. La canzonetta. Ma anche Noelia non scherzava, perché andava forte sia in radio sia in discoteca. C'era una versione anche Latin House. La Latin House, quella che andava forte tra l'estate 2000 e il 2001. Andiamo avanti. Lei si chiama Valeria Rossi. Cognome importante. Il disco era Tre Parole. Dammi tre parole. Ho fatto vedere la copertina di Candela, eccola qui. In Visual Radio Music. Stai ascoltando 90 all'ora, c'è Peter in console. C'è solo una cura, io so che lo sai. È una stanza vuota, io mi fiderei. Bravo, puoi capire. Ci sei te, a volte è solo un velo, un giorno un fulmine. Sei dato, 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 avuto, avuto, avrai. Oggi è già piovuto, dove sei? Dammi tre parole. Vici
Valerio Rossi, poi è scomparso però, ragazzi, ma lei. Ricordatevi i fiori, era l'album, mi ricordo anche il titolo dell'album, ragazzi. Via, 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 via. Vergognoso. Andiamo avanti? Adesso facciamo due dischi dell'estate 2000. Il primo, French Affair. Ascoltando 90 all'ora, The Best of Summer 2000. Quand nous sommes tous les deux, l'amour ne fait qu'un. Je t'aime pour toujours et tu le sais bien. Tes lèvres sont sucrées, laisse-moi t'embrasser. Nous sommes faits l'un pour l'autre et ça tu le sais. Oh, oh. Oh mon amour, laisse-moi te toucher, caresser ta peau. Barbara Alcinador. Your kisses are so sweet and my heart goes boom. You're the only one I need and my heart goes boom. The world keeps turning, my heart keeps burning. I'm walking down the street and my heart goes boom, boom, boom. And my heart goes boom. Questo disco era uscito a fine 1999, ma in Italia arrivò nella primavera, anche prima della primavera, però ha fatto successo poi tra la primavera e l'estate del 2000. Le sonorità sono quelle proprio di Ann Lee con Two Times, uscita però un anno prima. Barbara. It's gonna be a lonely night. Ciao, sono Simone J and you're listening to 90 all'ora con Peter DJ. I need a passion. Usura, usura, usura. Datura, datura, datura. Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos.
Welcome aboard. Relax your minds and stimulate your third eye. All shaymen are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting the journey towards the unknown. Destination Infinity. Partiamo! Infinity. 90 all'ora! La penultima parte con i dischi e le vinili anche. Le copertine che hanno fatto la storia degli anni 90. Stiamo suonando solo i migliori dell'estate degli anni 90. E nell'estate 95, anche sul palco del Festival Bar, c'erano loro, Usura e Datura, insieme, Amigos Infinity. Usura, Datura, insieme Amigos, i Datura che passavano alla Time Records in quel periodo, ragazzi. È il momento di rallentare perché il prossimo disco è molto più lento. Guardate il pitch control, è proprio al minimo. Mettiamola così, vamos! Dall'estate 95 all'estate 2002. Facciamo un salto negli anni 90. Gabri Ponte, questa è Time to Rock. Thank you.
è stato scritto da Molinaro, Dettori, Randone. Che disco, ragazzi! Bliss Corporation, NDJ, la sub-label. Ritorna lei a cantare adesso, ritorna, si ritorna, senti. Torna Vasco, Faccio così, passo di lì, ti prendo e ti porto via. Estate 2001? Ma dove vai? Ma dove vai? Tanto oramai sei mio. Anzi, faccio così, quando passo di lì, ti prendo e ti porto via. 90 all'ora? Sai, ti conosco oramai, ho capito chi sei, non ti importa di niente. Tu dimentichi tutto senza alcun rispetto, neanche per noi. Lui. Chiedi amore così come a chiedere di buttarsi nel cesso. Tanto tu non lo sai quello che vuoi. Ma dove vai? Ma dove vai? Tanto oramai sei mia. Faccio così.
dove vai, ma dove vai? Stupido Hotel era l'album di Vasco Rossi del 2001 e il remix è stato curato dal DJ Molella. C'erano anche altre versioni, quelle di Extreme, Agostino Carollo, anche degli Eiffel 65, Sigma Tibet. Verrà Amy, del mitico Nico Spinosa, che salutiamo. E adesso... grande successo dell'estate 1994 insieme a tutti gli altri come Playa Hiti, Gam Gam che abbiamo ascoltato in queste puntate The Best of Summer. Il progetto si chiamava Sylvia Coleman, che era già nato nei primi forse 91 se non sbaglio, Italian Style Production su Time Records. Questo è stato credo il miglior, maggior successo del progetto da studio, che poi aveva ovviamente una vocalist che andava in discoteca a cantare le canzoni, ma qualcuno dice che potrebbe essere la voce vera Nicoletta Capri, che adesso fa l'avvocato, quindi va un'altra vita. Abbiamo provato a contattarla, ma purtroppo non abbiamo un esito positivo sul contatto. Remix by Usura, tra poco torna a 90 all'ora, l'ultima parte, state con noi! We'll take a ride and find 90 all'ora. I will take a ride. Peter DJ, Peter DJ. Siamo tornati, l'ultima parte di 90 all'ora dedicata a tre dischi dell'estate 1994 e uno dell'estate 1995. Sento un coro di bambini in sottofondo dal film Jonah che visse nella balena di un anno prima. Mauro Pilato e Max Monti
hanno fatto un disco techno, numero uno dell'estate 1994, e si chiama Gum Gum. Pensare che questo disco ha tolto lo scettro a Playa Hitty The Summer Is Magic. È stato un fulmine a ciel sereno in classifica e anche in discoteca. Se ne sono dette veramente di tutti i colori su questo coro, ma noi ovviamente vogliamo solamente pensare alla musica, al divertimento e a quello che ha creato questo disco in quel periodo, nel divertimento comune dei giovani che andavano in discoteca, che ascoltavano la radio. E spero che vi evochi ancora tanta emozione riascoltarla. Claudio Ridolfi, Fabrizio Gatto, l'etichetta si chiama Volumex, è una sublabel della Dancework. Dalla Riviera, Mauro Pilato, Max Monti, Gum Gum. Penso alla fine dell'estate, penso sempre a questi dischi, Gum Gum, che ce la siamo trovati al numero uno nel mese di agosto, e nel mese di agosto entrava in classifica il nuovo disco dei Two Brothers on the Fourth Floor. Si chiama Dreams Will Come Alive, e il follow-up di Never Alone. L'etichetta italiana che l'ha licenziato è quella dei Black Box, la Pen Pot.
Di Desiree e di Rock Rap. Si va avanti? Il prossimo dall'estate 94, Tonight is the Night. Progetto parallelo del disco di La Bush con Be My Lover, anzi con Sweet Dreams che abbiamo ascoltato prima. Be My Lover era poi il follow up, era il disco di Le Click. Tonight is the Night, 90 l'ora che suona, estate. Ragazzi, Tonight is the Night, Le Click Production, che poi hanno prodotto da lì a poco il nuovo disco, il primo singolo da solista di Talisa, I Found Love, sempre con lo stesso rapper Michael Romeo o Michel Romeo, bisogna vedere se era francese, sì, è Michel, vabbè, o forse no.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata, l'ultima, che era il The Best of Summer. E molti sapranno che il mio disco preferito dell'estate ancora non l'ho messo. Vi ho fatto aspettare, eh? Eh sì, ragazzi. L'ho fatto aspettare perché ovviamente voglio chiudere in strabellezza questa puntata di 90 all'ora. Dalle prossime puntate ascolteremo anche i successi degli autunni. Si può dire degli autunni? Dell'autunno degli anni 90. E ci tenevo a chiudere così. Chiudiamo, chiudiamo, vai! Molti di voi non avranno mai ascoltato la versione extended, se non siete dei DJ, ovviamente è normale. La versione DJ extended. Lui si chiama William Narain o Narain. Lei si chiama Sandy Chambers. Dancing with an Angel. W. Dancing with an Angel. Volume al massimo, le teste si muovono. Dancing with an Angel. Dancing with an Angel. Dancing with an Angel. Dancing with an Angel. Babe, I needed you close to me for just another day. Is there a reason that I don't know for you to run away? Destiny of love. Is there nothing that I can do to make you change your way? Is it love when you want somebody near you, can't you stay? Dancing with an angel. L'etichetta è Dance World Tech, DVA. Il produttore si chiama Roberto Zanetti. Negli anni 80 Savage, ma anche nel 2020 è tornato con un nuovo album. Però noi lo conosciamo meglio, noi degli anni 90, come Robix.
è il capolavoro degli anni 90 secondo il mio parere, ragazzi, e l'ho voluto farvelo ascoltare tutto. E ho voluto farvelo ascoltare tutto. Vabbè, un po' d'emozione, dai. Alla settimana prossima, quindi, mischieremo un po' di successi degli anni 90 e 2000, dell'estate e dell'autunno. E poi arriveranno gli ospiti, mi raccomando, eh. 90 all'ora, ritorno settimana prossima. Ciao mamma. Dancing.